Paternò non dimentica. L'amministrazione comunale ha voluto ricordare questa mattina all'interno di Villa Moncada le vittime dei bombardamenti del 14 luglio del 1943, avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale, effettuati dagli eserciti anglo-americani per liberare il territorio dai tedeschi. Bombardamenti che a Paternò hanno causato circa 4.000 morti. È stata posta una corona d'alloro alla stela in memoria di padre Vincenzo Ravazzini, che si prodigò sino alla morte per aiutare i feriti nell'ospedale da campo allestito proprio all'interno di Villa Moncada e dove per l'appunto trovò poi la morte. Dopo la deposizione della corona è stato il sindaco Nino Naso a ricordare quella tragica pagina di storia raccontata a lui dalla mamma. Poi a prendere la parola è stato padre Francesco Laporta, parroco della chiesa San Francesco all'Annunziata di Paternò, che ha letto un passo del Vangelo e ha benedetto la stele, i presenti e la città tutta. È un momento importante, non dobbiamo mai perdere la memoria. Il 14 luglio del 1943 è stata una tragedia per la città di Paternò. Si contano circa 4.000 vittime, molte vittime civili all'interno della nostra città, quindi da Piazza Quattro Canti, qui alla Villa. Per crescere una comunità non deve dimenticare mai chi ha perso la vita per garantire a noi la libertà, e quindi noi abbiamo commemorato così, come devono essere commemorate le vittime civili di una comunità, e dobbiamo continuare nella crescita. Ho ringraziato le forze dell'ordine, ho ringraziato la Chiesa, ho ringraziato le associazioni, ho ringraziato le istituzioni. È un lavoro comune che dobbiamo fare tutti insieme, ricordare il passato e quindi chi si è sacrificato per noi, e lavorare sempre nella trasparenza, nella legalità, nell'unione per far crescere la nostra comunità. È stato un bel momento di riflessione. Qui c'è stato anche un prete, questa stella riguarda un francescano, padre Ravazzini, che era qui a soccorrere i feriti, ad accudire le persone che stavano soffrendo. Abbiamo anche una richiesta da parte del vicariato per dare un importante riconoscimento a questo prete, a questo francescano. E allora questi sono gli esempi che dobbiamo imitare, questa è la strada che dobbiamo percorrere per far crescere sempre di più la comunità paternese. Paternò, lo ricordiamo, è tra i comuni d'Italia ad essere stato decorato nel 1972 per atto di abnegazione durante per l'appunto il secondo conflitto mondiale, con la medaglia d'oro al valor civile. Il vicariato di Paternò ha voluto portare avanti l'istanza per poter insignire anche padre Ravazzini con la medaglia d'oro al valor civile, con la proposta avanzata al comune. Il vicariato ha presentato una nuova richiesta all'amministrazione, che ora ovviamente ci sarà tutto un leader burocratico che l'amministrazione accetterà la richiesta del vicariato, e poi tutta la documentazione andrà al Ministero dell'Interno, dove buona volontà verrà accettata questa proposta che il vicariato ha fatto sulla medaglia d'oro al valore.